Salvo sgradite sorprese, quella di sabato prossimo sarà l'ultima partita stagionale all'Adriatico Cornacchia per il Pescara. Facendo un ragionamento estremo e seguendo la matematica, con la vittoria il Pescara centrerebbe la salvezza. Con un punto invece i biancazzurri dovrebbero avere il conforto dei risultati dagli altri campi. È vero che il Pescara è in vantaggio nello scontro diretto con l'Avellino, ma ci sono delle ipotesi di arrivo a 3 o a 4 o addirittura a 5 che possono rimettere tutto in discussione, poiché il Delfino è in svantaggio con Cesena e Brescia. Con le rondinelle c'è una pesante doppia sconfitta. Saranno pure dei casi limite, ma per un tecnico attento e pragmatico come il Beppi Pillone di queste settimane pescaresi, tanto basta per preparare con la consueta meticolosità una partita da non sbagliare. Se ci sono motivi di classifica, non sono da meno quelli del campanile, visto che la sfida è molto sentita dalle due tifoserie. Altra ragione per non sbagliare l'approccio al match. A tal proposito, sono già andati in fumo ieri in pochissime ore i 749 tagliandi messi a disposizione per la tifoseria ascolana, cui è stato destinato il solo settore ospiti e non l'intera curva sud. Essendo la gara connotata da profili di rischio, come indicato dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive, saranno potenziati i servizi di stewarding e di controllo nelle zone di filtraggio e prefiltraggio. Tornando alla partita, Pillon dovrà rinunciare allo squalificato per rotta, sarà coda a giocare al fianco di Gravion. Per il resto dovrebbe scendere in campo la squadra tipo delle ultime partite, anche perché allo stato non è ipotizzabile il recupero a tempo pieno degli infortunati di questo periodo. Sul fronte Ascoli, sicuri assenti Martigno, reduce da un infortunio, e lo squalificato Padella. È rientrato in gruppo l'ex Mengoni, saranno a disposizione, benché leggermente affaticati ieri, Varela, Canutè e Mignanelli, gli ultimi due ex della gara, al pari di Ganz e del tecnico Cosmi. Quindi sono tutta una serie di incastri dove ovviamente noi speriamo che gli altri ci regalino qualcosa, e quindi non voglio illudere nessuno. Vedrete che saranno due guerre sportive, sia a Pescara che quella in casa con il Brescia, ma come lo sono state purtroppo per noi tutte le partite che abbiamo dovuto affrontare nell'ultimo periodo, dalla Salernitana in poi.